Siamo qui con Kevin Bandy. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui ai test ad Alcaraz, come sapete bene, ma tra un test e l'altro abbiamo notato questa bellissima pista di Motard, dove oltre ai test racing stradali c'è qualcuno che sta facendo dei test per i Motard. Siamo qui con Kevin Bandy, campione italiano 2018 e campione europeo 2017, che ci farà vedere un po' questo ben di Dio, perché io sono esperto stradista, a lui esperto motardista. Quindi faccio vedere un po' questo ben di Dio, questi bombardoni. Queste sono dei Super Motard. Noi corriamo con delle Honda che rispetto all'originale vengono completamente modificate a partire dal motore e da tutta la componentistica della ciclistica. Usiamo monoammortizzatore Ohlins al posteriore e delle cartucce Ohlins all'anteriore, cerchia alpina tubeless, impianto frenante doppio della PZ5 Cobra, piastre di sterzo anodizzate della Geco, come il forcellone ricavato dal pieno. E ovviamente il motore non sarà come l'originale. No, il motore viene preparato e ha veramente tanti cavalli rispetto all'originale. Viene modificata la testa, il pistone, le valvole, la biella, quindi acquista un 20% di potenza in più. L'originale bene o male ha 53 cavalli, noi siamo sui 64-65 cavalli. E soprattutto avendo i rapporti cortissimi, cioè questi 66 cavalli si sentono molto più. Anche perché la moto è molto leggera, pesa sui 110 kg ma ha appunto 65 cavalli, quindi la potenza che eroga si sente molto. Il team ovviamente ha un sacco di piloti, un sacco di moto, ma ho deciso di farlo con Kevin perché guida col mio stile, guida stradista, perché appunto fa solo la parte di asfalto senza salti, quindi proprio no sterrato e no salti in asfalto, perché ci sono anche quelle, come si può vedere anche qui dietro alle nostre spalle. Quindi le parole sono state abbastanza, direi che è ora di sfernare. Siamo pronti a darsi del gas. Gas. Clock on, but I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch your stargaze. Got a hard bite, I'm a dog on the leash. Better talk right, man, I do this. Not a new kid, been a student. You're a doofus, on a real, leave you clueless. When I shoot shit, style too crisp. And I let it all hang out like a nudist. Oh, you wanna know who I am? Yes. And I'm dapper down on my feet, and my ride too clean. Wake up every morning, hand a lemon in my tea. Moral of the story is, you are you, and I am me. Just be. I'm a gentleman, now I'm settled in. Even when they said I'm letting me in, I said, guess again, what's the way? I walk into a room and everybody stare. Godfather like presence, everybody know I'm here. Stepping right into my office, pouring bourbon on the rocks. Toast. To the homies that could never see the light, and the haters that forever see my ghost. What a night, ah, man. Oh, you wanna know who I am? Oh, you wanna know me? Well, I'm the man. Thought you knew. Now you know what it do. I'm a 94, baby. Swanky like a brand new Mercedes. And I'm dapper down on my feet, and my ride too clean. Wake up every morning, hit the limit to my tea.
they souls in the clothes. I'm the man that you knew. Now you know what it do. I'm a 94 baby. Allora ragazzi, che dire? Dovevamo finire il video in 40 minuti, alla fine ci siamo troppo divertiti, siamo andati dentro 2 ore a manetta, infatti abbiamo iniziato con il sole, adesso è notte praticamente. Il CRF450 del team di Ivan Lazzarini è una bomba atomica, si impenna fino alla quinta, è veramente impressionante. Poi noi abbiamo iniziato un po', come dire, da bravi scolaretti a qualche pieghettina, qualche curva e poi è partita l'ignoranza, penne, stoppi, traversi, cioè incredibile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi due mi sa che ci siamo divertiti molto, almeno io mi sono divertito molto. Kevin Vandi, seguitelo sui suoi social, a Instagram immagino. Certo, sì sì. Kevin-Vandi. Kevin-Vandi. Lo mettiamo qua in basso. Dalla Spagna di Alcaraz torniamo a Milano perché devo darvi una notizia veramente, veramente importante. Finalmente dopo un po' di mesi siamo riusciti a tirarla in piedi. E soprattutto avevo piacere a farlo dopo questo video perché stiamo appunto parlando di Motard. E vi starete chiedendo cosa ci sarà mai di così incredibile sul discorso Motard. Bene, io e Jack, che è il ragazzo che mi aiuta con i video, dopo chiamate, controchiamate, organizzazioni varie, abbiamo invitato i Grands a Ottobiano il 18 e 19 maggio per sfidarci in pista, fare qualche penna insieme e passare 2 giornate abbastanza ignoranti. Per i pochi che non conoscono i Grands, sono la community di Motard più grande in Europa. Il loro fondatore conta all'incirca 1 milione di iscritti su YouTube e gli 800.000 iscritti su Instagram. Hanno rider in tutta Europa, quindi la nostra idea appunto è stata quella di invitare i maggiori esponenti di ogni nazione lì appunto per sfidarsi in questa giornata. Tutto questo sarà all'interno di un evento che si chiama SIT Supermoto e sono più tappe durante l'anno, dove appunto è semplicemente una gara di Motard dove ci sarà prima le varie manche di tutte le categorie come al solito, tipo 450, 250, sull'asfalto, asfalto sterrato eccetera eccetera. Poi a fine giornata ci sarà una manche dedicata solo al gruppo Grands, dove tutti i maggiori esponenti si sfideranno in pista tutti insieme, ognuno con la propria moto. Quindi più che una gara vera come sono quelle che ho citato prima, sarà giusto uno show, un qualcosa di stupendo dove si potranno fare qualche penna insieme e comunque quando parte la sfida sapete bene, meglio di me, cosa succede. Ma la cosa bella appunto sarà vedere tutti questi grandi esponenti dei Grands in pista tutti insieme, cosa che non è mai successa perché per chi li conoscerà vanno molto più spesso in strada che in pista. Quindi io ve lo ridico, 18-19 maggio, Ottobiano, mi raccomando, vi voglio tutti lì perché saranno 2 giornate pazzesche. Per farvi capire un attimo come funziona, il 18 maggio, che è il sabato, ci sarà giusto un momento dove si proveranno le moto in pista, appunto per chi non è ancora pratico, si verificheranno le moto, si vedrà che tutto è in ordine, le operazioni preliminari diciamo. Invece il 19 si va al sodo, gare, dove io parteciperò anche a quelle diciamo competitive perché, come vedrete nel prossimo video, che non voglio spoilerarvi molto, annuncerò le gare alle quali andrò a partecipare in Motard. E finite queste manche qui ultra competitive, ci sarà la manche dedicata ai Grands dove daremo spettacolo. Questa ve l'ho detta. Adesso per chiudere, notizia bomba che mi chiedete praticamente sempre: l'HP4 Race finalmente è stata approvata per la prossima gara di campionato, quindi il 26 e 27 aprile Mugello, ultimo round di campionato, l'HP4 Race è pronta per scendere in pista. Quando uscirà questo video sarò al Mugello a provarla. Vedremo se sarà tutto in ordine, se sarà competitiva e sinceramente, a parte un po' il telaio in carbonio che non si sa bene come metterlo a posto, più che altro perché non ci sono molti dati, ma lavoreremo per questo. Non vedo veramente l'ora di spingerla al limite. Ovviamente ci farò un video approfonditissimo, non preoccupatevi. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.